Benvenuti a 1, 2, 3, Occhio all'evento. Chi ci segue sa che nelle nostre puntate a volte si parla di associazioni, a volte si parla di eventi e a volte si parla di tutte e due le cose insieme. Ecco, questo è quello che succederà in questa puntata, perché infatti noi parleremo di un evento che è arrivato alla sua nona edizione, che si svolgerà il 16 di novembre, e dell'associazione Angeli per la Vita, che è l'associazione che ha voluto e ideato questo evento. E allora andiamo a dare il benvenuto a tutti i protagonisti. E iniziamo con Corrado Petrina, Buonasera. che sei il vicepresidente dell'associazione Angeli per la Vita. Sì. Poi abbiamo responsabile relazioni con la stampa e co-presentatore Domenico Brevi. Buonasera a tutti. Ciao Domenico, e il presidente dell'associazione Angeli per la Vita, Diego Facchetti. Buonasera a tutti, grazie per Anzi, l'ospitalità. Facchinetti, scusa. Va bene, va No, bene. è giusto, Diego Facchinetti, ho sbagliato io. E Grazie. poi abbiamo il direttore artistico e presentatore dell'evento, che è arrivato, come ho detto prima, alla nona edizione, dal titolo Ridere per far sorridere, Ricky Bocor. Buonasera, comunque Facchinetti, anche perché Facchetti era nero azzurro, lui è dall'altra parrocchia, è della Vedi? seconda squadra di Milano, quindi non va bene. Vedi, è per quello che io l'ho detto, è stato un lapsus freudiano. No, a parte gli scherzi, adesso guarda Diego, per farmi perdonare, visto che tu sei presidente, a te faccio proprio la domanda, quella di rito. Abbiamo parlato dell'associazione, voi siete Angeli per la Vita, e allora ti chiedo gentilmente di presentare l'associazione di cui sei presidente a tutti i nostri telespettatori. Sì, allora l'associazione nasce nel 2007 per due motivi principali. Il primo, avendo noi in famiglia nostro figlio che era affetto a questa malattia, per cercare di fare tutto il possibile per sconfiggerla, per finanziare la ricerca, per saperne di più. E il secondo motivo è per un fattore di ingiustizia, nel senso che quando si entra nel mondo delle malattie rare, è un mondo un po' particolare, ti senti sempre dire la stessa risposta, ma è una malattia rara, non si può fare niente, è una malattia rara. E ci siamo un po' attivati con tanti amici che conoscevano la nostra famiglia, tanti amici che conoscevano Luca, anche per riuscire a sfatare un po' questa problematica. Un esempio su tutti, abbiamo fatto una petizione online, abbiamo raccolto 5.000 firme, abbiamo mandato al Parlamento Europeo, il Parlamento Europeo l'ha raccolta positivamente e ha suggerito al Ministero della Salute italiano di introdurre la sindrome di Menkes nell'elenco delle malattie rare, cosa che prima non c'era, questo creava notevoli problemi. Adesso la sindrome di Menkes è inserita nell'elenco delle malattie rare e questo è un grandissimo risultato per la nostra associazione. Ha un codice, quindi con questo codice la famiglia del bambino può richiedere i suoi diritti, può prendere i farmaci, può essere esente dal pagamento dei farmaci. Questo prima non succedeva, era tutto soggetto al medico che trovavi, che ti capiva, che ti dava una mano, ma era una cosa soggettiva, non era una cosa oggettiva. E questo, secondo me, è il più grande traguardo della nostra associazione, oltre a cercare di finanziare la ricerca sulla sindrome di Menkes. Ecco Diego, hai parlato di questa malattia rara, la sindrome di Menkes. Vuoi accennarci di cosa stiamo parlando? Perché essendo proprio, come hai detto tu, una malattia rara, non tutti ne sono a conoscenza. Allora, praticamente nei bambini maschi affetti da questa malattia c'è il problema del trasporto del rame. Se il nostro intestino, di tutti noi, produce del rame e c'è una proteina, si chiama TP7A, che trasporta il rame dall'intestino al cervello. Nei bambini affetti da questa malattia questa proteina non fa il suo lavoro, o è completamente ferma o ne trasporta pochissimo. Questo causa Dei dei danni danni più o meno gravi in neurodegenerativi. base allo sviluppo di questa proteina. E succede nei bambini maschi. Le femmine possono essere portatrici di questa malattia o completamente sane. È una malattia rarissima, parlano di un nato su 300.000 casi, anche se noi come associazione abbiamo constatato che i casi sono molto, ma molto superiori rispetto a quello che si dice. Bene, quindi voi
avete creato questa associazione. Vuoi ricordare quanti anni fa? Che non mi Nel ricordo. 2007. Nel 2007, quindi sono 11 anni che c'è questa associazione, già un traguardo grossissimo l'avete raggiunto. Esatto. E quali sono gli altri obiettivi? Perché immagino che ha raggiunto un traguardo o arrivati ad un sogno, si vuole già parlare di qualcos'altro, di qualche altro obiettivo, di qualche altro sogno. Beh, l'obiettivo principale è la ricerca su questa malattia. In Italia non esiste ricerca, adesso c'è una collaborazione con gli Stati Uniti dove noi mandiamo i fondi, però negli Stati Uniti è partito un progetto con dei farmaci sperimentali, partito su dei bambini quest'anno. L'Italia collabora e quindi ci aspettiamo dei miglioramenti, dei risultati significativi da questa ricerca. Noi quello che raccogliamo lo destiniamo all'NIH, che è un centro americano a Washington, dove da anni collaboriamo e con varie manifestazioni, dalla maratona benefica alla vendita di oggetti dell'associazione, agli spettacoli di cabaret con l'amico Ricky Bocor, a tantissime manifestazioni che abbiamo fatto negli anni. E dal 2007 a oggi abbiamo raccolto quasi 100.000 euro, che per noi è una cifra, diciamo, consistente, molto. Anche perché non siamo tutte persone, siamo tutti amici, tutte persone che lavorano e tutti si danno da fare per questo scopo. Cioè, per noi è una cosa stupefacente per come è riuscita negli anni. E anche la cifra che hai detto non è solo per voi, è comunque un importo molto rilevante, anche perché, come dici te, gli eventi li fate, li create e vengono tutti, diciamo, questi eventi vengono fatti nella vostra zona, giusto? Vogliamo ricordare, perché io ho detto il 16 di novembre, ma dove esattamente? Allo 16 novembre a Adro, che è in provincia di Brescia, al Teatro Mucchetti, un teatro molto bello con un palco grandissimo. Siamo già arrivati quasi a 500 biglietti in prevendita e pensiamo di andare avanti ancora molto bene, anche perché negli anni ormai tutti hanno conosciuto la bravura di Ricky e tutti gli anni aspettano l'evento, mi chiamano qualche mese prima addirittura per prenotare i posti davanti, i posti migliori, perciò siamo molto soddisfatti di questo. E ci credo, anche perché ridere per far ridere, abbiamo visto che ridere fa bene, ma fa anche del bene. E allora, visto che l'hai nominato, vediamo un po' qual è il programma, che ha visto anche Massimo che l'ha mandato la locandina, il programma del 16 di novembre, da non perdere, per due motivi. Uno, perché tutta la raccolta, tutti i fondi Esatto. verranno raccolti proprio e verranno devoluti alla ricerca che dice per questa sindrome. E l'altra cosa è perché, insomma, ci si diverte. Giusto, Moltissimo. si ride e penso che sia una cosa positiva per tutti, anche per chi deve affrontare queste problematiche, diciamo, un po' più pesantine, giusto? Esatto. Ecco, quel momento di voglia di sorridere, di ridere è positivo per tutti. Quindi, Ricky, raccontami un po', sei arrivato alla nona edizione, cosa ci sarà il 16 di novembre? Allora, 16 di novembre c'è un cast, quest'anno abbiamo esagerato, nel senso che abbiamo creato una cosa al di sopra delle aspettative Ho iniziali, siamo visto. felicissimi perché poi sono tutti amici che si mettono ogni anno a disposizione. Questo è un evento, ci tengo a sottolinearlo perché sono sempre molto disponibili tutti. È partito la prima edizione con Ale Franz e con Max Piriboni, che ci sarà anche quest'anno, e da lì in poi ogni anno è facilissimo perché quando chiamo, oramai è anche un evento che anche nel nostro ambiente è abbastanza conosciuto, quindi sanno già di che cosa si tratta, sanno già quanto bello c'è dietro, e quindi è anche abbastanza facile coinvolgerli. Come ho detto prima, ci sarà Max, uno del cast sarà Max Piriboni, che è da Colorado Caffè, il principe azzurro di 2 metri per Un 100 e passa principino, chili, un principino. un tesoro, un cucciolo di conici. Cucciolo. Poi ci sarà Gianluca Felipe Beretta, che anche di recente è stato nel cast di Big Show, lo spettacolo quello di Pucci. Poi ci sarà Chiodaroli, che è Stefano Chiodaroli, il grande Stefano, che tra le altre cose è molto conosciuto per il panettiere di Colorado, di Zelig, eccetera, però lo vedremo in altri vesti ovviamente.
Ci saranno, e poi ci saranno Gianluca De Angelis e Marta Zoboli, che oltre a essere diventati molto famosi con Zelig e lo Speed Date, i due che si Sì, conoscevano in tutti i mille modi, bravissimi sono stati anche anche loro. a Sanremo con i loro intermezzi, anche alla finale di Sanremo, quindi insomma, una coppia meravigliosa, quindi un cast eccezionale. Che avrò il piacere di presentare anche quest'anno per la nona volta, e quindi sarà una serata incredibile. Poi ci sarà anche un ballo, una scuola di ballo di hip hop che aprirà la serata. Ci Sì, sarò io sono che. le allieve, la serata sarà allietata, mi stavo impapinando, dalle allieve hip hop della scuola di danza Ballando sul Mondo di Telgate. Esatto. Tra le quali c'è una principessina a ballare che è la Alice, che è Ah, è la la figlia figlia di di Diego, Diego, che già in altre bellissimo. occasioni precedentemente con la ginnastica artistica, col ballo, cerca sempre Bello. di essere disponibile ed è un piacere averla, insomma, E beh, particolare. vuoi aggiungere qualcosa? Stavi dicendo qualcosa? No, che sì, nel senso che. Non perché qua in parte a me, però questi 9 anni di spettacoli di cabaret, noi ci impegniamo, facciamo del nostro, ma il merito va dato a Ricky. No. Bravo, Senza Ricky. No, Ricky è non ci bravo, è sarebbero stati bravo. questi 9 anni di spettacoli di cabaret. Perciò il ringraziamento lo faccio qui oggi. Senza di voi non ci sarebbe stato Ricky, e quindi Diciamo che è un bel connubio, sì, ma perché Ricky è infatti. bravissimo, però io penso che un personaggio della sua caratura, della sua bravura, se lui mette la faccia dove sa che comunque vale la pena metterla, e quindi è perché secondo me ha trovato in voi delle persone valide, l'associazione meritevole del suo impegno e della sua Sì, bravura, è per quello che coinvolge tutti. ma è anche per quello che poi tutti si fanno coinvolgere molto facilmente, perché loro lo sanno, insomma, è un po' complicato perché sono tutti personaggi molto importanti e hanno una programmazione importante, quindi è sempre un po' complicato magari trovarli disponibili per la libertà delle date, però la disponibilità che danno subito, appena vedono, chi vede che è libero, si fionda e quindi. È molto facile, quello che fanno loro è grandioso perché anche l'anno scorso abbiamo avuto 600, 700, quasi quasi 700, no, 700 700 persone, cioè persone. 700 700 persone. persone che Momento. vengono a Oltre trovarci 700 persone. per ridere, ma sono più che certo perché poi molti ritornano da tanti anni, è vero, ridere, divertirsi, ma perché sanno che danno un aiuto a chi veramente sta facendo delle cose eccezionali, che sono poi l'associazione, che sono fantastici. Beh, l'associazione Angeli per la Vita, ne parlavo con Diego. Tra l'altro, per puro caso abbiamo parlato di angeli Esatto. e è stata una cosa molto, molto strana ma bella. E voi siete degli angeli, anche voi, perché voi date la possibilità a famiglie e a persone che magari si sarebbero trovati spaesati, date la possibilità, una strada su come riuscire a risolvere magari il loro problema o comunque aiutandoli semplicemente dando un contributo. Anche se ha per la risoluzione di questa malattia. Quindi, secondo me, gli angeli sono tanti con le ali, come l'avete viste voi, ma tanti sono anche senza ali e sono qui tra di noi, e queste sono le persone che fanno parte della vostra associazione. Questo l'ho detto anche a Diego e ne sono sempre più convinta. Quindi, complimenti! Grazie. Complimenti! Grazie. Allora, invece abbiamo visto Diego, che ha parlato di tutta dell'associazione e di Ricky dell'evento, ma poi entreremo ancora. Invece chiedo a te Domenico. Pensa, Pronto? ti stavo chiamando Corrado, Corrado quasi quasi gli viene un coccolone che si è No, piccolo. spaventato. Assolutamente Invece no. no. Allora Domenico, Dimmi. tu da quanto tempo invece fai parte dell'associazione? Allora, io mi sono avvicinato all'associazione per puro caso, nel senso che conoscevo Diego, l'ho conosciuto nel corso di uno spettacolo, dove tra l'altro nel primo spettacolo che ho visto io 6 anni fa circa, Ricky, l'approccio è stato quello di Ricky, e che ero nelle prime file, che se l'è presa col mio maglione a losanghe, quindi in realtà mi ricordo questa cosa e ho detto, ma tutti quelli che ci sono.
L'anno dopo, visto che bisogna fare anche un distinguo, il primo spettacolo fatto era uno spettacolo che era fatto in una location che era data a prestito. In realtà era una sala ricevimenti dove veniva allestito un palco, venivano messe delle seggiole con la, i posti erano circa 300-350, quindi erano anche abbastanza limitati. E lì c'è stato Ale e Franz che sono stati i primi che io ho visto. L'anno dopo mi sono avvicinato un po' di più, ma proprio perché era una cosa che un po' mi aveva toccato. E da lì è nata questa collaborazione, per cui siamo passati da quella location alla location del Teatro Mucchetti di Adro, che è una location assolutamente nuova. Devo dire, è un teatro che è molto versatile perché ci si trovano le serate di danza piuttosto che di ballo, ha un palco già strutturato di oltre 120 metri quadri, insomma, veramente strepitoso. Ecco quello che vedete, ecco, anche nell'immagine, tra l'altro è il mio bambino, è il mio figlio che è sul palco. E io... Qua siete voi, cioè ferma. Siamo noi, allora qui siamo noi sul palco. Scusa Ricky, ma è la stessa camicia? È la stessa camicia uguale. No, lì siamo perché... E questa è a noleggio, la devo restituire stasera. No, l'anno scorso poi è stata un'idea di portare mio figlio sul palco perché ho voluto coinvolgerlo, ma lui c'è stato molto tranquillamente, l'avevano già fatto in un altro spettacolo di beneficenza con una cooperativa di Iseo, di disabili, e lui aveva partecipato con me presentando quella serata. E gli ho detto, ma verresti sul palco davvero anche con me, tu domani il microfono? Lui mi ha guardato e mi ha detto sì, verrei volentieri. E da lì anche quest'anno, quindi sono molto orgoglioso, sarà ecco questa foto che vediamo era la cena dove c'era Ale. Abbiamo fatto una cena con i comici, esatto, questa... abbiamo fatto spettacolo, abbiamo fatto una lotteria che si impanava durante tutta la cena. C'era Ale Franz, Nando Timoteo, c'era Gigi Rock. E no, c'era qualcun altro. No, te. E io. Sì, e tu. Tu. E poi c'era... Sostanzialmente, mi ricordo quella sera che è stato divertentissimo, perché io non ho mai riso così tanto, nel senso che c'era... Credo. No, c'erano questa... c'è stata questa lotteria di cui parla Ricky, che erano praticamente degli oggetti incredibili, dei più disparati, e c'era, mi ricordo... Anche i cinesi dicevano, ma dove cacchio esatto. No, è che hanno estratto questi premi, che sarebbero stati una trentina di premi, tra cui c'era un orologio col Marinaretto, che è stato un mestolo, e ogni volta c'era una gag su ogni premio, cioè non riuscivano a finire sta... Era un massacro. Ed è stato veramente uno degli appuntamenti creati dall'associazione, è stata proprio quella di creare queste cene dove si coinvolge la gente in questi giochi, si cena, ci si diverte una serata, ed è una specie di piccolo spettacolo all'interno di una cena. Ma bellissimo! Questo è stato un po' il mio approccio, e da lì non sono più riuscito a staccarmi, nel senso che ti senti non solo orgoglioso di far parte di questa piccola, di questa realtà che, essendo in un paese di poche migliaia di anime, è una grande realtà. E ci tengo solo a dire, poi concludo perché sennò vado via lungo, ci tengo a dire che la cosa che mi emoziona sempre è il fatto di sapere quante persone, quanti invisibili ci sono dietro queste persone che vedete qua adesso. Cioè, noi siamo la faccia, siamo la punta di un iceberg di tanta laboriosità che è silente ma assolutamente indispensabile. Le cifre raccolte sono proprio frutto di tanti piccoli tasselli di un puzzle fatto da migliaia di pezzi, tutti con la stessa importanza a prescindere da chi parla e da chi ha la visibilità su un palco. E anche questo spettacolo lo testimonia. Assolutamente sì. Poi l'unione, no? L'unione, quando si dice l'unione fa la forza, quando c'è un bel team, come le squadre di calcio, no? Se c'è solamente un leader che va avanti, il giorno che si fa male il leader, la squadra di calcio non va mica tanto bene. Se evitiamo di parlare di calcio, perché lui è del Milan, non vorrei mettere in balanza. Ma no, lo diceva, stavo proprio magari si sente fuori luogo, capito? Tremendo, Ricky. Non sa di calcio. No, ma non è vero, guarda, sono milanista anch'io. Vabbè, lascia, sorvoliamo. Però per far capire proprio che è importante che tutti, insomma, abbiano il proprio ruolo per far sì che la squadra come Milan possa vincere tanti. Esatto. Giusto? Dovevi ancora aggiungere? No, tra l'altro di tutte queste manifestazioni che sono state fatte, di questi appuntamenti, noi abbiamo anche un sito internet che è visibile da tutti, dove sono riportate tutte le fotografie, o quantomeno la maggior parte delle fotografie di questi anni. Se volete andare a vederlo è www.angeliperlavita.info.
e trovate tutta la parte della gallery, trovate la locandina in modo che chi volesse potrà andare a vedere, e troverete anche poi alla fine dello spettacolo anche l'estrazione dei biglietti, perché all'interno dello spettacolo ci abbiamo messo anche una lotteria. Una lotteria che ormai è diventata un must alla fine dello spettacolo, e dove anche lì è un modo per giocare. La lotteria piace un po' a tutti e noi serve per integrare quelle che sono. Però queste che facciamo durante la serata sono belle. Sono bei premi, anche perché la comunità cinese sarà molto arrabbiata. Finite di rubare tutta roba, che no, è giusto. Non si può fare niente. Ma però c'ha ragione anche loro. Diciamo che è qualcosina di un po' più sostanzioso. Sì, assolutamente. Via i mestoli arriva qualcosa di più sostanzioso. Il forchettone oppure la pentola antiaderente. Assolutamente sì. No, ma una cosa importante che tu hai detto giustamente, tutto quello che troveranno le persone è sul sito, come fare a seguirvi, ma soprattutto c'è una cosa importante, come fare a sostenervi, perché anche se non si partecipa, magari perché vi è questione di tempo oppure per la distanza eccetera, se non possono partecipare a queste serate evento, però possono comunque sostenere la vostra associazione, quindi anche lì donando donazioni che sono anche deducibili tra virgolette, essendo società riconosciute come non a scopo di lucro, sono tutti i proventi che vengono versati a sostegno dell'attività dell'oggetto sociale della nostra associazione, sono deducibili dal reddito come si farebbe con qualsiasi altro. Voglio solo mettere un puntino per lo spettacolo del 16, venite tranquilli perché c'è il parcheggio per tutti attaccato al teatro. Uno, l'uscita più comoda per chi viene da fuori è l'uscita di Rovato, si viene verso Adro, ci sarà posto per tutti, le macchine non le lasciate fuori, il posto è straordinario, c'è il bar, c'è la pizzeria per chi vuole cenare prima, insomma abbiamo cercato di dare grazie a chi ci ospita, perché anche al teatro siamo ospiti. E abbiamo cercato di dare tutti i comfort, menziono proprio il teatro Mucchetti, perché è gestito dal complesso bandistico filarmonico Giacomo Puccini, che e anche qui un aneddoto ci vuole perché è nata così. Il teatro Puccini, che ha 4 anni di vita, non era ancora terminato, c'erano ancora i mucchi di sabbia all'interno del teatro, stavano finendo, e parlando con il responsabile, il presidente della filarmonica Puccini, che gestisce il teatro, gli abbiamo accennato a questo spettacolo che facevamo, ma senza pretese. E sono bastati 20 minuti perché lui, nel silenzio, senza aprire bocca prima, dicesse una parola, ha detto: non c'è problema, a novembre lo farete qui. Bellissimo. E questo è un altro segno di solidarietà che ti fa capire come. E poi ha continuato con la grappa. E poi continuato. è vero, però è una cosa che emoziona, perché. Ha detto: l'avete capito? L'avete capito? È vero. E poi è andato, però l'avete fatto. Sì, assolutamente sì. Comunque ero ubriaco, ma fino a un certo punto. No, fatto. No, comunque davvero, bravo, hai fatto bene a menzionare questo, perché è ancora positivo sapere che tutta veramente questa gente che sta intorno a voi, anche se non fa parte dell'associazione, vi sostiene, quindi questo è buono. Magari Diego l'hai già detto, ma io ho una certa età. Quante persone fanno parte dell'associazione? L'avevi già accennato? No, siamo in 25. 25, adesso. Perfetto, 25 persone. Invece a Ricky chiedo ancora, abbiamo parlato, l'evento del 16. Mi raccomando, carta e penna, 16 novembre ci sarà questo evento dal titolo... Allora, a parte che carta e penna lo dicevano nel 71, c'è la tecnologia, allora, cioè, prendete le tracce col ditino. Avete detto che sono vecchio, ma dovevi proprio mettere lì sulla piaga? No, carta e penna. Calamaio con la penna. Allora, cosa devo fare? Devo ripetere allora, chi ridere, c'è? Ridere per far sorridere, nona edizione, con il cast stellare composto da Ricky Bocor, che presenta, bravissimo, non sto neanche lì a spiegarlo. Ma proprio no, guarda, non spieghiamolo. Si è liberato solo perché non c'era niente da fare. Poi c'è Max Piriboni, Gianluca Felipe Beretta, Stefano Chiodaroli e Gianluca De Angelis e Marta Zoboli. Più tutto il balletto che abbiamo detto prima con il gruppo hip hop, che sono calabresi. Hip hop!
e ballano e niente, presentato da sottoscritto in collaborazione con Corrado e con Andrea a conduzione familiare. Esatto, che mi hai detto Domenico che ci sarà ancora, confermato, sì, questa emozione. Sì, non, non c'è ancora mandata a quel paese. Cioè, no. mi ha lasciato, mi sa che quest'anno ci ha lasciato in parte, ha detto più adesso alla tua età vado io. Esatto. Penso io. Esatto. Quanti anni ha tuo figlio? 10. 10. Quanti anni ha tua figlia invece, 15. Diego? 15. 15. Non è che ha puntato, che viene perché c'è la ballerina, c'è Alice? No, non te lo sei mai chiesto questa non cosa? Non lo sono chiesto, però già che punti a Alice è rassicurante. Quindi, quindi sono tranquillo, Bene, allora, adesso, prima di salutarci, perché è volato veramente il tempo, chiederò anche a Domenico, no, a Corrado, io te l'ho nominato, mi sono scambiata, chiederò anche a Corrado perché da quanti anni invece tu fai parte dell'Associazione Angeli per la Vita? Allora, io faccio parte dall'inizio, dal 2007 e nel 2007 ho avuto il piacere di conoscere il grande Ricky Bocor, che oltre ad essere un grande artista è un grande amico. E non finirò mai di ringraziarlo perché comunque ci dà veramente una grande mano. E, niente, posso dire che basta una mezza idea e parte subito uno spettacolo, un qualsiasi cosa. Quindi c'è feeling. Sì, quindi c'è feeling. E, poi per quanto riguarda a me come personalmente, come evento che mi è rimasto nel cuore è stato nel 2007. E quando abbiamo organizzato la partita con la Nazionale TV, che c'erano nell'evento oltre 2500 persone. Mamma mia! Quindi non ci conosceva nessuno e da quel giorno ci conoscevano in tanti, quindi per me è stato veramente un grande successo. Bellissimo, bellissimo. Poi c'è anche gli arbitri, Gli arbitri non entrano una volta all'anno con la maglia. Siamo riusciti a far indossare agli arbitri di Serie A la maglietta della nostra associazione. Veramente? Sì. Sul sito c'è arbitri in Serie A, ci sono le foto, sono entrati sul terreno di gioco all'inizio della partita. Mi ha chiesto il permesso alla Juve. E... con le maglie, con sul nostro logo. Invidioso. Per contribuire alla ricerca sulla sindrome di Menkes. Esatto. Se posso dire un'ultima cosa? Devi. Chi volesse per i biglietti, qualsiasi informazione, posso lasciare il mio numero di telefono che è 338-5652-555. Per qualsiasi informazione, sul sito. Sito, c'è anche la pagina Facebook. Anche la pagina Facebook. C'è anche la pagina Facebook. Comunque, sia il sito che la pagina Facebook. Sì, allora fai tu, faccio io uguale. Allora il sito. Lo fa Domenico. Faccio io, va, che è il mio rapporto con la stampa. No, abbiamo ingaggiato. Allora, è bello vedere questo sito perché trovate tutte queste informazioni anche su come donare. Il sito è www.angeliperlavita.info, che è veramente importante. La pagina Facebook Angeli per la Vita. Associazione Angeli per la Vita, è importante. Ricordo ancora il cellulare di Diego per le informazioni per la prenotazione dei biglietti. Che è un Samsung. Oh mamma, è tremendo. 338 56 52 555. Esatto. L'aveva accennato Corrado, qual è stata la sua emozione più bella, il ricordo che porta nel cuore di questi anni di associazione, e mi sembra doveroso allora chiederlo anche a tutti voi. Domenico. Se dovessi trovare un momento particolare è stato forse il primo spettacolo in cui ho partecipato. Questo spettacolo avevo proprio il batticuore, cosa che non è che manca perché l'adrenalina c'è comunque, perché davanti a tante persone c'è. Però il primo spettacolo in cui ho partecipato, in cui ho avuto una parte un po' attiva, mi ha veramente colpito, reso talmente, come dire, coinvolto, anche se non ci si arriva mai a medesimarsi nelle famiglie che vivono quella situazione, però è proprio il primo spettacolo 5 anni fa, quello è stato il primo step. Le emozioni poi le vivi, ma sono emozioni queste estetiche, poi di altre emozioni ho vissuto in questi anni, le emozioni che sono più intime dal fatto di aver partecipato un po' da lontano nel
piccolo, nel piccolo alla, alla vita di queste famiglie, alla vita della famiglia di Diego, di cui mi fermo, e alla vita della famiglia di un'altra famiglia adesso di Palazzolo, che ci piace salutare, perché a poca distanza, a poca distanza da noi c'era stato prima c'era già stato un primo caso a Lumezzane, il figlio di Mauro, che è componente attivissimo dell'associazione, quello che ha trovato tutti i 30 premi per, per fare la famosa lotteria di prima, ha rubato la nonna, la zia Mauro. Poi è arrivata la volta di Luca, che abbiamo accompagnato, che è stato, che abbiamo accompagnato volentieri, che abbiamo un po' vissuto, io sono partito da lì. E senza entrare troppo nel patetico, però anche questo mi piace ricordarlo, ed è l'emozione più intima, è stata quella pensare che con Luca non è, tra virgolette, finito tutto, ma purtroppo a pochi chilometri da noi è uscito un altro caso, quindi si è rivelato un altro caso, e io la sensazione subito che ho avuto è quella che era un segno che ci spingeva a dover andare avanti, proprio perché vicino a noi era assurdo, certo. Uno su 300.000 lì a 12 km, era come un passaggio di testimone che ci diceva: ragazzi, dovete andare avanti, perché prima o poi sta sindrome la sconfiggiamo, ce la faremo. Nulla accade per caso, questa sindrome di Menkel sicuramente, non dico che si debellerà del tutto, ma ci sarà più avanti, non passerà più. Mi piace sperare che anche grazie a voi, grazie all'Associazione Angeli per la Vita, non sia più una malattia rara, ma diventi una malattia curabile. Questo, o quantomeno prevedibile, si riesca a prevedere questa malattia. La cosa bella che invece piace pensare a me è che queste associazioni, che comunque nascondono, giustamente, anche se non è molto celato, ma comunque c'è del dolore, parlare di questa malattia, per parlare di questi casi, usino la risata per coinvolgere più persone, proprio perché deve essere una spinta per andare avanti, per non abbattersi, ma trovare qualcosa di più, la forza per poter fare meglio per gli altri. Quindi mi piace pensare questa cosa. Diego, invece, per te la cosa più bella che ricordi? Mi ricordo più bello, nel cuore. È riferito al primo spettacolo con Ricky, Max Piriboni e Ale Franz, ma non tanto per lo spettacolo, perché prima dello spettacolo siamo andati tutti a casa mia, sono venuti loro tutti a conoscere Luca, a salutare Luca. Per me è stato un gesto indimenticabile ancora ad oggi, e questo. Bello, bellissimo. Ricky? Un anno mi hanno regalato la maglia dell'Inter. Abbiamo fatto stato un momento molto emozionante. Con la dedica. Poi hanno proiettato una foto mia di quando avevo 4 anni. 2 anni fa. Due anni fa abbiamo fatto. Abbiamo fatto una foto di Ricky da bambino. Guardando la foto dice: ma chi è sto bambino? Ero io. La vedrai quella di quest'anno. Con la maglia del Milan? No, non è mai esistita. Una foto del genere non è mai esistita. Quest'anno sei col pannolino. Neanche a Carnevale. Tremendo. Ma comunque posso dico la... sì, dimmi. Momento più emozionante è quando alla fine della serata ti diciamo: ci sarete anche l'anno prossimo? E tutti dicono no. E tutti dicono sì, perché hanno già prenotato, sì. Non so, e vedere persone. Che ogni anno la cosa cresce, grazie, e questo è inutile che grazie a loro, a tutto quello che fanno, la comunicazione davvero. Come dicevamo prima, noi che facciamo questo mestiere abbiamo la fortuna di poter partecipare a tante manifestazioni di beneficenza, però a questa io personalmente sono particolarmente legato, perché oramai è più veramente un discorso d'amicizia che ci lega e ci fa andare avanti tutti quanti insieme, insomma. Quindi andremo avanti, come dicevi te, finché c'è la possibilità di combattere per qualcosa, lo faremo più che volentieri. Bene, questo fa onore a tutti voi. Davvero complimenti, parlando proprio del sorriso e dell'importanza del sorriso, della risata. A me mi piacciono gli aneddoti, me ne vado sempre a scovare uno, e questo secondo me è proprio riferito all'Associazione Angeli per la Vita e a tutte le persone che ne fanno parte. È buona norma portarsi sempre appresso un sorriso, che se hai le braccia impegnate è l'unico degno sostituto di un abbraccio.
Quindi grazie, grazie davvero all'Associazione Angeli per la Vita e mi raccomando, il 16 novembre non mancate a questo evento, ridere per far sorridere. Soprattutto non mancate. Poi... Esatto. Che è già buono. Per dire, allora, ringrazio ancora per aver partecipato Corrado Petrina. Grazie a te che ci hai ospitato. Ma ci mancherebbe. Grazie a Domenico Brevi. Grazie mille, grazie di cuore. Adesso che inquadriamo, eccoci. Perfetto. Poi grazie a Diego Facchinetti, giusto? Perfetto, grazie a te, grazie. Come DJ Francesco, guarda. Ci manca, grazie a te. Quello dei Pooh, è cantante dei Pooh lui. È cantante dei Pooh? Sì, di notte. Come me allora. È Winnie the Pooh lui. E grazie a Ricky Bocco. Sai cosa ti dico, Ricky? Io ti invito ufficialmente nella prossima puntata di Occhio all'Evento perché so che avrai qualcosa da dirti. Non lo so se vengo, non lo so. non lo so. Guarda se che vengo, cucino so. Altrimenti. Allora rimango qua. Rimango qua direttamente. Grazie davvero. Sosteniamo l'Associazione Angeli per la Vita perché è importantissimo. Tutto il modo per farlo ve l'abbiamo detto, quindi non potete assolutamente non farlo, non potete mancare il 16 di novembre. Noi ci rivediamo settimana prossima e mi raccomando, occhio al prossimo evento. Ciao!